Marone, benvenuti in un nuovo video. Di nuovo video disagiato. Siamo ritornate a settembre, peggio di come abbiamo lasciato il canale. Noi tutte carine, belline, l'aspirazione, non abbiamo registrato niente. Quindi adesso fingeremo, perché il video si deve fare. Allora, la prima cosa che non proveremo è il coraggio della Melegatti, raga, perché noi lo facciamo vedere. Lo facciamo vedere. Al pistacchio, niente di che, c'è il pistacchio chimico, sentiva solo all'esterno, sinceramente non ci è piaciuto. Ovviamente questo non era la cosa, la confezione esterna. Ovviamente non ci aspettavamo un cornetto del bar al pistacchio, assolutamente, però pure che si sentisse un po' di mandorla, no, ma pure la crema non si sente proprio in un pistacchio chimica. Zero proprio. Vabbè, se iniziamo il video seriamente, andiamo con il secondo prodotto. Quello mangio volentieri. Ok, già andato pure due, poi tra l'altro. Tre Marie. Vabbè, chiudiamo. Era così, oh. Assaggiare. Allora, facciamo morbidi, nocciole e cioccolato. Prego. Allora, sai che c'è anche un altro gusto, che è frutti rossi e un altro, però non ce l'hanno consegnato. Ho detto, prendi questo, perché tra tutti è il più buono. Quindi, vediamo se è realmente così. Wow, guarda come sono del vigneto. Speriamo che siano croccanti. Eccolo qua. Sono morbidi, cioè proprio come il nome. È vero, sono morbidi. Pronti? Chissà come sarà. Non si può fare. Non è qua però. No. È più buono. Allappa, proprio, si fa proprio il... Esatto. Perché è morbido, non c'è una parte croccante. Quindi diventa un conglomerato di cosa. Ecco. Ecco. Cioè perché è alto. Sulla più... Costa 3,30€. Che è un prodotto di qualità, si sente. Perché sentite proprio la bontà della nocciola, stessa cosa del cioccolato. Anche se il cioccolato, anche a me un po'. Anche forma. Se il cioccolato non si sente tanto, prevale di più la nocciola. Sono buoni, ma sinceramente non li acquisterei. Cioè, sono quei biscotti che li prendi una volta e dici buoni. Se non okay, vanno provati in estè. Sì. Neanche nel latte e caffè. No. Te solo. Però io ho visto che le Tre Marie ha fatto uscire anche altri biscotti, tipo ho visto ce ne sono tanti altri gusti, sono più croccanti ovviamente come se fosse il biscotto normale, però caramello salato, quello dobbiamo prenderlo. Sì. Io direi la 5 minuti. Ma allora raga, che presa male. Cioè era venuto pure bene, perché noi abbiamo parlato per 20 minuti, ma chissà come me ne sono accorta. Non è mai ripreso in realtà. No. Misura, vai, fai tu la spiegazione come prima. Misura, già la confezione in carta top, approvato. Biscotti con mandorle e fiocchi d'avena. Con proteine, cioè penso proteine. Quanto c'era di proteine? Vai, leggi. Allora, per biscotto ha 35 calorie, grassi 1,4 grammi, di cui carboidrati 3,6 grammi, fibre 0,3 e proteine 1,8, quindi... Ci siamo a quasi 2 grammi di proteine per biscotto. Ovviamente parliamo sempre di un biscotto. Questo è come esce. Wow, aspetta, aspetta. Che ti hai fatto? Non ho idea. Cioè, c'è la confezione. Guarda, carta. Anche questo è in carta. Ce ne sono 6, mi pare. 3? 6. 6. Perché uno l'abbiamo diviso a metà. Okay. Vediamo come sono. Vediamo come sono. Così. Di quello che hai detto quando l'ho vista per la prima volta? Che ho detto? Mi sono già detto. Oh, che carino, no, c'è la stellina. Ok. Buca neve, uguale l'odore. Dividiamo. Grazie, metto di nuovo. C'è la farina. C'è l'avena e la mandorla. La mandorla. Però buonissima. Questo è il pane. Mamma mia. C'è la mandorla. Si sente, cioè non solo quando è una buona merenda questa, incontrate la mandorla e il pezzo, proprio in generale, proprio nel biscotto. No, ma proprio, cioè tutto in qualsiasi punto del biscotto c'è la mandorla e i fiocchi d'avena. Buonissimi, non mi ricordo il prezzo, ma sicuramente di meno di quello di Gemmaria,
ma sono proprio eccezionali, sono proprio buoni, buoni, buoni. Vabbè, misura è un'ottima marca. Tipo, tra i due, io questi qui li riacquisterei proprio ad occhi chiusi, perché questi anche per portarveli in giro sono buoni. Mm. Poi abbiamo finito il dolce e stavamo provando il salato. È uscita la settimana francese da Lidl. E quindi noi potevamo prendere le patatine. Potato crisps herb flavor, anche perché tu nel video che hai fatto 24 ore non le provate. No. Andiamo a vedere quel video. Allora, duc de coerro. Alle erbe, vai. Wow, guarda, sono diverse dalle nostre. Allora, si presentano così, sono piccoline, sono croccanti. Però hanno una consistenza, cioè ve le rendete proprio conto, pure quando le prendete in mano, completamente diverse dalle nostre. Cioè proprio, sono molto più leggere, come se non fossero tanto fritte, sono proprio diverse, pure sottili. Sapore? Sembra pollo. Sì, l'aroma del pollo. Un po' di aglio pure, secondo me. Erba... che ci stanno le piante aromatiche, c'è il prezzemolo e la maggiorana, basta. No, ma io sento proprio l'aroma del pollo, cioè presente sì, quando sì, fai sì, la coscetta di pollo e ci sta quel strato di pelle croccante, cioè io sento proprio quello. Però sono buone, solo all'inizio mo non mi ha fatto, perché mo so come sono. Ora, la prima volta che le ho provate mi ha dato un po' quella sensazione proprio di stranezza, di diversità. Ok, ultime patatine! Ah, pensavo che avevamo già finito, perché giustamente ci siamo fermate qua. Ok, ultimo, sempre della l'unica reazione reale. Questo invece è mustard flavor. Queste mi fanno un po' paura. Giustamente, dobbiamo provarle. Ma come saranno molto delicate, lo sai? Oh, sono diverse come forma. Guarda. Queste sono più doppie. Queste sono più doppie, sono più crunchy. Pronti? Via. No, mi pizzica la lingua. A te piacciono queste cose, perché quando provammo cheeseburger. Cheeseburger a te piaceva, io lo odiavo. Ma no, mi ha rovinato tutto. Ti piacciono? Mi piacciono queste cose un po' acidine. Allora ti piace la senape? Mi aveva paura di provarla. Nel panino, che ti rovina tutto. No, erba flavor tutta la vita. Vabbè, per buona. Pazza, la lingua tua è ancora viva? Sì, sì. Bene, vabbè, anche adesso questo ci serve, aiuta. Ci serve un altro litro d'acqua per affrontare l'altro video. Quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.